Ciao e benvenuti a un nuovo video. Come avete visto dal titolo e dall'anteprima, oggi apriamo il calendario dell'avvento di Nivea, che devo dire è davvero molto pesante. Allora, intanto è un calendario, cioè esteticamente bellissimo, con le caselle in doppio strato. Dunque, io l'ho preso perché l'ho visto in giro, ma non me lo sono voluto spoilerare. Comunque l'ho preso su Zalando, il prezzo ho guardato adesso sul sito è di 34,99, ma io l'avevo preso con lo sconto del 15% ed la spedizione gratuita, quindi mi è piaciuto tanto. Da quello che dicono dovrebbe essere in tedesco, ma i prodotti sono quelli, quindi al massimo useremo un po' Google Translate per riuscire a capire che cosa sono, ma dovrebbe essere i prodotti classici. È davvero una botta di calendario, quindi adesso andiamo ad aprirlo. Prima però, se venite su questo video per caso e quindi non avete visto gli altri miei video spacchettamenti, calendari dell'avvento, vi dico subito che ne ho spacchettati vari, ma se vi interessa un marchio in particolare e non l'ho aperto quest'anno è perché ho trovato che fosse molto simile a quello dell'anno prima, quindi qui sotto nell'info box c'è il link con la playlist dei calendari dell'avvento, andate a cercare quelli ed è molto simile, magari cambiano uno, due, tre prodotti con le edizioni limitate dell'anno, ma è molto molto simile, quindi se siete incuriosite potete tranquillamente farvi un'idea comunque di che cosa ci può essere dentro guardando quelli. Ultima cosa, prima di iniziare a spacchettarlo, se invece siete incuriositi dal calendario ma non ve lo volete spoilerare, qui c'è il minutaggio a cui andrete direttamente perché vi parlerò di come mi sono trovata col calendario senza però spoilerarvi nessun prodotto. Ed è, se non volete lo spoiler, andateci adesso, perché io inizio ad spacchettarlo e Nivea. Ho tanta fiducia in lui perché il calendario che ho spacchettato prima, che avete visto già nel video, non mi ha soddisfatto tanto. Quindi andiamo ad aprire lui. Doppio strato, doppio lato, quindi lo girerò un po' spesso, ma andiamo ad aprirlo. Partiamo? Via! Partiamo con la 1, non so dove metterlo, diciamo che qui li vedo, ecco, prima cosa che posso notare, bellissimo, cioè è fatto davvero bene, bello è la casetta con, ma devo aprirlo perché è bello, cioè di qua c'è la casa all'esterno e qui c'è la casa all'interno, quindi anche con i prodotti Nivea che stanno utilizzando, ci sono gli gnometti nella stanza da letto, qua stanno dormendo con stanno preparando le calze, qui fanno facendo il bagno, è bello, è delizioso, se lo apro si rovina, che peccato, lo apriremo, su, uno, che immagino sia di qua, allora, bellissimo, ma si fa un po' fatica a trovare le caselle, ad esempio questa casella qui, che numero sarà? Ok, credo che sarà un video eterno perché non trovo l'uno. Eppure non deve essere difficile. Sono molto difficili da trovare le caselle. Beh, così si vede l'attesa. È di più, quindi sarà di qui. Ah, ma ci sono delle altre caselle anche qui. Mamma mia. Ma questa che... Ah, eccola! Uno. Allora, come sempre facciamo anche... Stai su, per favore. Facciamo il test caselle. Non sono semplicissime da aprire. Però, andiamoci sotto con una limetta. Perché è bello pieno. Uno. C'è la doppia apertura, quindi... Oh, grazie, perché così non devo strapparla, ma... Apriamo... Ok, dice che il numero di codice calendario dell'avvento, ok, acqua micellare, bella questo formato, 100 ml per
Pelli sensibili. Ma che bel formato! Oh, ma non me l'aspettavo questo formato. Quindi questa la tolgo. E questa qui? Io quasi quasi lo richiudo, lo tengo vuoto, tanto è carino. Due. No, lo togliamo. Anche perché mi sale per i numeri. Due. Eccola qua. Ok, ma che carta c'è però? Ma che bello! Maschera, viso, mi piace questa perché sono quelle doppie, quindi per due applicazioni. Fresh skin, rinfrescante. Forse il tedesco non è proprio così semplice, comunque. Naturiche, aloe e vitamina E per pelle normale. Ok, sì. Andiamo alla 3. Sarà di là. Sarà un'impresa molto lunga. Magari faccio dei tagli. Sono difficilissimi da vedere i numeri. Perché voglio farlo in fretta. Se uno lo facesse con calma è bellino. Devo dire che è confezionato molto bene. Dunque, sono solo su due lati, quindi 3. Sono un po' imbranata io, ragazze. Quindi non è proprio così difficile, è che sono notevolmente imbranata. L'unica cosa che dico è che probabilmente è per la decorazione, ma sono un po' difficili da aprire le caselle. Allora, questa 3. E vabbè, ma la sto aprendo al contrario. Ok, si apriva nell'altro verso, cioè contrario, quindi una di qua e una di là. 7 minuti e siamo alla 3. La vedo lunga. Devo accelerare un po'. Il labello classico full size Hydra Care. Ok, ci sta, anzi, full size. 4, avanti. Eccola, che si apre di qua. Carino! Allora, questo è un extra, però è un extra carino perché è la formina per fare i biscotti, immagino, io penso che sia per i biscotti, a forma di stella di Natale. È un'idea diversa, per un extra è carino. È sicuramente carino. 5. Beh, mi aspettavo questo tipo di prodotti, però era carino da aprire, anche perché questa è la famosissima Nivea Soft. Confezione da 50 ml, che è una crema che io trovo adatta. Quanta ne ho usata negli anni? Viso, corpo, per tutto, perché è molto molto leggera. Cioè, per il viso magari un'altra crema, però avete quella nel corpo, vi date una passata anche nel viso ed è idratante. Ottima anche per scolature solari. 6. Questa non la conoscevo. Leche
Infatti dice nuova. È una BB cream 5 in 1 per il viso. Ma che belle! Normali ad out. Non mi aspettavo di dover fare uno swatch, infatti ho le maniche lunghe, ma sono curiosa di farlo. Ma che bella, non me l'aspettavo. Ha il profumo classico della Nivea, proprio classico classico. No, sinceramente non mi aspettavo un prodotto del genere che non conoscevo ed è stracurioso di averlo provato. Provato dopo. Quindi uniforme, non da colore, ma uniforme. 7, eccola. Una bustina. Una lima in vetro, molto carina. Molto carina, un extra carino. 8, ero partita veloce, ma sì, perché sono tutti da questo lato. È uno shampoo volumizzante. Perché volumen pH bilanciato da 50 ml che non conoscevo. Ma la Nivea fa anche shampoo? Non lo conoscevo, giuro. Ecco perché ho scelto il calendario. Perché comunque tanti prodotti non li conoscevo, quindi mi piace anche poterlo provare. E poi 50 ml è una travel size di tutto rispetto, a mio avviso. Cioè non è quelle campioncine, è proprio una travel size. E consideriamo che abbiamo pagato calendario a meno di 35 euro. Ma siamo solo alla 9, quindi c'è ancora tempo. Vedremo alla fine. Questa è carina. No, questa è la crema Nivea classica, quella blu in latta, da 30 ml, ma che carina con la bandiera arcobaleno. Ma perché mi ostina ad aprirla? Che oltretutto sapevo già che era così. Trovarla è una certezza. Di dire ok, è davvero il calendario della Nivea. Andiamo alla 10. Allora, ormai ho visto il calendario, quindi posso dire una cosa. Le caselle sono comode perché sono tutte sullo stesso lato, un po' divise, però tutte sullo stesso lato. Poi di là ci sarà la parte dopo, un po' mescolate, ma almeno non si deve girare di continuo il calendario, cosa che apprezzo molto. E qui abbiamo trovato, mi è caduto un foglio, latte corpo 48 ore, da 75 ml. Perché l'annuso? È il profumo classico della Nivea. La Nivea ha sempre quel profumo lì, non si sbaglia mai. 11. Bella grande. Dove si apre? Qui. L'unica cosa è che le caselle sono un po' difficili da aprire, ma ci vuole. Anche perché comunque sono belle, belle. Dopo ve le faccio vedere meglio, però. No, una spugna, una blender. Della Nivea, ma è anche morbida, full size. Ma secondo me la Nivea in Italia fa, troviamo poche cose, oppure nei negozi ne trovo poche. Non me l'aspettavo. Ma scusate, ma la Nivea allora fa anche make up o comunque cura del corpo, BB cream 12. Veniamo a questa e poi vi dico le caselle all'interno. Cos'è? Care Intensive Fledge, una crema 24 ore intensiva, 50 ml, anche questa mai vista e mai conosciuta, sempre chiusa. Io di questi prodotti tantissimi non li conoscevo. Adesso vi faccio vedere che le caselle sono interamente
Questo è tutto cartone, quindi sono anche belle imballate. E adesso noi andiamo alla 13 da questo lato. Parte di là, per adesso assolutamente soddisfatissima, ma proprio proprio soddisfatissima. Anche questo ci piace perché è il deodorante Original Care antitraspirante, dice di essere nuovo e visto così è un 50 ml e full size, quindi abbiamo anche il full size. Profumo molto delicato. 14. Eppure è tutto qui, devo solo prenderci l'occhio. Eccola. Rosenblite. Gel crema, Hyaluron 24 ore, Tangerfe, non so cosa voglia dire. Però è gel crema 24 ore, gel crema, quindi è una crema più leggera. Sempre per il viso, immagino, visto che è un 50 ml. Che non conoscevo neanche questo, quindi ci va benissimo. 15. Ma questi prodotti esistono in Italia? Voi li avete visti, magari se siete in una città più grande della mia? Avete mai visto qualcosa? Vabbè, perché se mi piacciono, come faccio a prenderli? Susanando. 15. Sempre utili sono quelle che penso. No, non è quello che penso. Una saponetta con cocco e mandorle. Da 90 grammi, quindi è un full size. Ho appena finito la mia. Questo subito cocco. Ma che bella anche questa confezione. Io le vedo in cartone. Bello, 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 bello. Posso dirlo perché l'ho comprato. 16. Eccola qui. Allora, una retina che non so a cosa serve, una retina così. Quindi io la penso che ci si può mettere dentro la blender quando andiamo a lavarla. Se poi avrà un uso diverso, lo scoprirò a fine calendario. C'è scritto? Non c'è scritto assolutamente niente. Quindi una retina. In dubbio, lasciamola qui perché può avere un senso. Come no? Andiamo alla 17. Nel caso non abbia senso, è ottima se voi usate i panni in microfibra per struccarvi o per rimuovere le maschere dal viso. Da mettere in lavatrice dentro la retina non si rovina mai. Lo so perché ne faccio alcuni, quindi 17 intanto. Crema mani, nutriente con loto e olio di macadamia. Letto. Questa è un 75 ml, secondo me è un full size. Secondo me è un full size, ma andiamo alla 18. Sempre più già Nivea, grazie, 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 grazie perché mi hai già ritirato su dal calendario precedente. Natural Balance Bio Organ Oil Rigenerante. Prima di usare questi prodotti dovrò tradurli o cercarli su in internet per capire,
però è una crema Natural Balance. È sempre da 50 ml, sì. Che io non sapevo che esistesse. O forse c'è in un tipo diverso, un colore diverso, una forma diversa, un nome diverso, non lo so. Se siete più esperti di me della Nivea, io ho scelto questo calendario perché non conoscevo i prodotti, quindi è bello anche da provare. Se siete più esperti di me, fatemelo sapere e ditemi se ci sono. Intanto andiamo alla 19, che c'è qualcosa di piccino. Cos'è? Allora, sembra una cavolata, ma io lo uso tantissimo. Questa è una spazzolina per unghie. Ok. Sembra una cavolata, ma io le uso tantissimo per tutti gli scopi, tranne che per le unghie, però le uso e le continuo a comprare, quindi ci sta. Un extra carino. E oltretutto non lo sapevano, ma per me molto apprezzato. 20? Cream Soft, questa la conosco. Ah no, aspettate, non è che per caso conoscevo questa. Conoscevo questa in vasetto. C'è anche in. Douche Soin. Secondo me questo è da doccia. È un gel doccia, può essere da 50 ml. Dovrò tradurre tutto, ma. Se è un gel doccia o una crema doccia, non la conoscevo. Questa sì, la crema classica sì. Questa no. 21. Sono contenta con poco. Penso che sia il calendario più economico che ho aperto ultimamente ed è quello che mi sta soddisfacendo di più. Travel size, ma super travel, super size, volevo dire, non super travel, ed è struccante make-up anche per pelle sensibile da 125 ml, secondo me è un full size, perché l'acqua micellare è un 100, secondo me 125 è il full size. Questa è struccante proprio per il trucco. 22. Ma un extra carino nella bustina, due crunchy trasparenti. C'è a chi piacciono e a chi no. Per me sono comodi, validi, soprattutto quando ho appena lavato i capelli perché non segnano. Ne ho qualcuno anche lì che utilizzo perché non scivolano neanche sui capelli. A me piacciono e sono sempre super, super apprezzati. Magari non il 22, ma comunque apprezzato. 23, anzi sì, anche il 22. Perché il 22 abbiamo i capelli comunque sporchi, perché dovremo fare lo shampoo il 23 per poi fare essere a posto il 24 e 25. Ha un senso? O sono solo pazza io? 23. La Belle Peeling Scrub balsamo mai visto con cocco e fico. Mai visto, mai. Contentissima. Ultima casella, la 24. Non mi deludere, Nivea. Non mi deludere il 24. Non mi ha deluso per niente. È una body soufflé
che conosco, le creme della Body Soufflé, sono belle morbide. Cocosnus con cocco e manoi. Olio in crema. È una crema soft, molto morbida, che assorbe molto velocemente, full size da 200 ml. Ho qualcosa addosso che fa ricordare. No, ok, perché devo fare ed parlarvi del prodotto, del calendario senza farvi spoiler. Quindi pronti, se siete arrivati qua dall'inizio video perché non volete spoiler, vi posso dire che è un calendario da 24,99 che mi è piaciuto tanto, ma davvero tanto, cioè non mi ha deluso una sola casella. Tanti prodotti, allora, intanto è interamente scritto in tedesco. Alcuni prodotti li conoscevo, tantissimi no, non sapevo neanche che esistessero. Tradurrò un attimo per sapere l'uso principale che può farsi, ma credo di avere comunque capito. Ovviamente tutto Nivea, quindi vi deve piacere. Non tanti prodotti, perché tanti non li conosco, ma il marchio, vi deve piacere o volete scoprire il marchio. C'è un qualche extra, ma gli extra secondo me sono pensati bene. La maggior parte credo che siano pensati bene. Uno mi lascia un po' perplessa. Devo guardare se manca un qualche pezzo o se davvero è così. Che io ci ho trovato un senso, però mi lasciate un po' perplessa. Per il resto sono. Wow, li sto guardando, cioè wow, se, per, senza essere chissà che cosa, ma adatti a tutti, pensato bene, tanti full size o comunque travel size, ma travel size di travel proprio, di rispetto, non il campioncino, più un buon prodotto, ma tanti secondo me sono full size. Tanti sono full size ed è controllando, contandoli, sì, quindi vale. Oppure delle travel size di davvero spessore. Ci sono dei prodotti che non pensavo neanche che esistessero, quindi felicissima. Pochi extra, vi ho detto. E io credo che anche come regalo, cioè per voi sicuramente, io lo straconsiglio, ma anche da regalare. In questo caso non ci si sbaglia perché se voi sapete che questa persona può scegliere i prodotti Nivea, cioè li può utilizzare, cioè utilizza i prodotti da negozio, da supermercato, con queste andate sul sicuro perché c'è di tutto senza essere particolari, cioè davvero di tutto. Quindi andate sul sicuro a un prezzo, a mio avviso, super, super. E quindi. Fatemi sapere se vi è piaciuto questo calendario, se vi ha incuriosito, se pensate di prenderlo. Io non so se su Amazon arriverà. Io l'ho preso, vi ho detto, su Zalando. In questo caso è scritto tutto in tedesco, ma il prezzo ci sta, la spedizione è gratuita. Non lo so, non avevo mai acquistato su Zalando, è stata la prima volta, oltretutto. E mi sono trovata bene, anche veloce. E basta. Fatemi sapere le vostre impressioni e io vi do appuntamento al prossimo video. Ciao! Siete ancora lì? Ci siete ancora? No, perché io avrei letto gli spoiler dietro. Pochette à savon, quindi è la confezione per il sapone. Ora ha un senso, anche se comunque come per lavare il panno in microfibra è perfetto. Dietro c'è lo spoiler, ma non spoileratevelo subito, ad esempio fate come me, cercate di capire dopo. Come può essere? Oltretutto dice che 11 prodotti sono in formato originale, quindi mica mi ero sbagliata. Ciao! Ehi, sono qui! Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale, solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!